Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Allora, oggi, come potete vedere, uno svuota la spesa senza glutine. Partiamo subito perché c'è veramente tantissima roba. Allora, queste barrette della Niente Meno, della Enervit, Niente Meno, sono senza glutine, fonte di proteine, fonte di fibre, fonte di vitamina B, senza olio di palma. Io e Giorgia ne abbiamo assaggiate due per fare, diciamo, la merenda. Io ne ho mangiata metà perché io la roba dolce non andiamo d'accordo. Comunque sono buone, veramente buone. Quindi se cercate uno snack senza glutine da poter prendere con i buoni, insomma, queste qui non sono niente male. I valori in realtà diciamo che non sono proprio meravigliosissimi, cioè dovrò chiedere anche poi alla mia coach, però di proteine, come vedete qua, aspettate, eh? Non riesco con una mano su. Tengo io la. Aspetta, no, ce la faccio. Qua, come vedete, proteine dice 18 grammi e poi carboidrati 50 grammi, però su 100 grammi una barrettina sarà 33 grammi. Sì, 33, mi suggerisce Gabriele. Perciò è più carboidrati che proteine, perché è comunque ricoperta di cioccolato. Quindi, non so. Comunque è buona. Adesso no, Gabriele, dobbiamo far cena. Poi, della farabelle, ce la faccio, aspettate. Della farabella, le perle di patate con riso. Queste qui da 500 grammi con acqua di sorgente della Maiella o Magella, boh. Comunque sono molto buoni e li mangia molto volentieri Gabriele. Bambine? Poi questi biscotti qui che si chiamano gocce della Vial Bakery sono praticamente la Vial che cambia, come si dice qua, cambia look e niente, quindi questi qua con le gocce di cioccolato, prego. Poi ci sono questi della marca inglese golosi al miele della Vial, sempre a basso contenuto di zuccheri e righi. Poi uno di questi biscottini qui, Bisco e Go, senza glutine, vabbè, con farcitura l'albicocca. C'è anche con farcitura la ciliegia, con farcitura il cioccolato e con farcitura i frutti di bosco della Nutri-Free. Io vi assicuro, li ho assaggiati, sono buonissimi, cioè dovete per forza assaggiarli, fidatevi, sono buonissimi. E poi i girasoli sempre della marca inglese al caramello. Dai, poi come cereali, questi qui della Giusto, i Rice Krispies, questi qui bianchi, dolce croccante a riso soffiato, prego signorine. Poi, sempre della Giusto, questi crunchy muesli croccante di avena con cioccolato. Ah, poi, della marca Piaceri Mediterranei, i cerealoro gondoline al cacao. E sempre della stessa marca, gli anellini al miele. Poi della Char i mini muffin choco chips e ce ne sono tipo 6 pacchetti, 6 confezioni, così dentro ce ne sono 6 muffin. Poi queste brioche con gocce di cioccolato della Nutri-Free, sono senza lattosio, sempre della Vial.
i muffin al cacao, che sono senza lattosio, senza olio di palma, senza soia. Ci sono 5 muffin confezionati singolarmente e poi, sempre della marca inglese, 4 tortine integrali alla carota, che sono naturalmente prive di lattosio e senza olio di palma. Poi, come pasta, ci hanno dato i tortellini, questi qui al prosciutto crudo, sempre della Giusto, e ne abbiamo 2 pacchetti da 250 grammi l'uno. No, ho detto che dovete stare di lì. E poi i cappelletti di carne, che sono da 375 grammi e dentro un formato speciale c'è 50% di prodotto in omaggio. Poi e basta? Uno con la pasta, uno con il pane. Poi i radiatori di legumi, 2 pacchetti. Poi della Massimo Zero i sedanini, che sono bellissimi, e i fusilli. Prego, signorina. Poi qui abbiamo le penne con farina di riso integrale, c'è mais, riso, quinoa. Sono penne rigate, sono veramente molto buone, questa pasta qui della Garofalo. Poi i gnocchetti sardi, praticamente, e anche questi qui sono, a me piacciono proprio i gnocchetti sardi, quindi. Poi questi pennoni giganti, 2 pacchi sempre, 2 pacchi di mi sembrano più trenette, a me sì, 2 pacchi di trenette sempre appunto della Garofalo, prego. E poi sempre appunto dalla parte lì ai legumi per i pennoni, prego, signorina. Poi come pane, che ne avevamo già preso un po' l'altra volta che ve l'avevo detto, ma se ne ha messo ancora, c'è il panfetta ai cereali, vieni Sabrina, il panfetta integrale, sempre appunto della Nutri-Free, il panfetta normale, classico, e poi il pan bauletto integrale, il pan bauletto bianco che è senza lattosio, ce ne ha messi 2, sono, hanno le fette spesse, le hanno fatte più spesse, vediamo un po' come sono. Ah, poi sempre per quanto riguarda la pasta che era nascosta, 2 pacchi di stelline, che magari le uso per figli anche. E poi mi ha dato dei preparati per torta e non solo. Questi qui della Mulino Marello sono veramente fantastiche. Come vi dicevo già anche l'altra volta, sotto vedete, non la ricetta, quindi molto buona. E mi ha dato questa volta questo qui per fare le crepe, poi questa per fare le crostate e i biscotti, okay. Questa per fare le torte e questa qui invece per fare la pizza e la focaccia. E poi uno di questi ready to go piccolini sono le sfoglie. Sono sfoglie di pane appunto senza glutine, sono senza lattosio e senza olio di palma. Io spero che il video vi sia piaciuto. Questa è tutta la roba che abbiamo preso senza glutine per questo mese. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e mi raccomando iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 1, 2, 3, come on!